L'amministrazione comunale di Cosenza ha chiamato a raccolta il mondo delle imprese e della ricerca per avviare un dialogo tecnico utile ad individuare i fabbisogni di innovazione all'interno del centro storico. L'obiettivo è quello di estendere il processo di rivitalizzazione alla città vecchia, coinvolgendo tutte le parti attive che insistono nel tessuto sociale, economico e professionale di Cosenza e della Calabria. Noi abbiamo concentrato tante azioni nel centro storico, dal potenziamento dell'illuminazione pubblica ad importanti finanziamenti già di opere che si stanno realizzando, come la Via degli Artisti. Adesso abbiamo il finanziamento sulla riqualificazione della confluenza dei fiumi, con la demolizione dell'ex Albergo Giorgio e del Museo del Tesoro di Alarico. L'illuminazione artistica è stata realizzata anche in questi anni, abbiamo fatto un'opera anche relativa ai servizi, dallo Scopri Cosenza alla Circolare Veloce, alla raccolta differenziata che appunto parte dal centro storico, ma il centro storico ha dei problemi che sono soprattutto legati alla parte strutturale e che riguardano per la maggior parte non solo gli edifici pubblici ma anche quelli privati, che sono tanti e che hanno una proprietà anche frammentata. Ecco, attraverso questo progetto noi pensiamo ad una innovazione nel processo di approccio anche al centro storico, perché attraverso il coinvolgimento anche dei privati si potrà attuare, diciamo, una politica anche di miglioramento, diciamo, degli edifici, proprio perché è una misura preventiva che consentirà poi di lasciare in vita il centro storico anche a seguito di eventi sismici, ma anche per i crolli numerosi che purtroppo avvengono sempre di più. È un processo lungo perché riguarda un insieme sistemico di opere che sono incentrate soprattutto a garantire, a cercare, diciamo, prevenire fenomeni che possono riguardare l'incolumità delle persone attraverso il miglioramento delle strutture con interventi diffusi sul tutto il centro storico e poi, voglio dire, anche attraverso questo consentire un rifacimento delle reti, degli impianti, diciamo, che riguardano i sistemi di accessibilità al centro storico, quelli che riguardano il convogliamento delle acque piovane, insomma un miglioramento complessivo sia dal punto di vista strutturale ma anche energetico, diciamo, degli edifici, in modo da poter recuperare il nostro centro storico con criteri legati alla sicurezza e alla sostenibilità degli edifici. L'iniziativa guarda al perseguimento di quegli obiettivi di progressivo rinnovamento e riqualificazione della città, grazie ai quali Cosenza ha ottenuto già un risultato significativo, essendo tra le città del Mezzogiorno vincitrici del bando del Ministero dell'Università e della Ricerca, emanato nel 2012 sul tema delle Smart Cities.